Fabio è proprio di YouTube. Sono qui stasera, non so, so che non sei, ma siamo all'imbrunire, in una saletta di una discoteca di Riccione della Riviera Romagnola, perché volevo presentarvi oggi un semplice gioco Master System, un gioco molto fever, siccome è un puzzle game. Io sono un amante, un grosso amante di puzzle game, dovete sapere. E questo è un gioco molto caratteristico che si chiama Klux. Probabilmente l'avete anche sentito parlare. In realtà questo gioco non uscì solo per il Sega Master System, ma uscì in varie versioni, anzi fu lanciato in contemporanea sia su Sega Master System che su Sega Genesis. Bene, allora io direi che possiamo anche iniziare con come al solito guardare anche un attimo com'è impostata la copertina. Ok. Bene, allora, questa è una copertina che mi sta molto a cuore perché è molto curiosa, insomma, una copertina che mi ha sempre lasciato molto di stucco. Io la trovo quasi meta, che posso dire, meta referenziale. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo la scrittura colorata di Klux, Sega Master System, e poi abbiamo in copertina questo ragazzo che gioca a un coin-op. E presumibilmente è Klux, infatti se vedete c'è una schermata, come vedete dopo, è quello è Klux. Ma una cosa strana, perché tu vedi su uno scaffale, fate conto di vedere su uno scaffale questo gioco che ha come copertina un ragazzo che gioca a un videogioco. Ma voi che cosa pensate quando succede una cosa del genere? Secondo me sono cose che danno da pensare. Allora, abbiamo visto un po' come è strutturata la copertina di fronte, abbiamo visto che c'è un ragazzo che gioca con un coin-op. Insomma, una cosa che mi ha sempre inquietato un po'. Adesso leggiamo un attimo cosa c'è scritto dietro. Allora, Klux, in italiano scritto Klux, ti farà muovere e pensare rapidamente. Prendi i tasselli colorati mentre scendono sul nastro trasportatore e mettili in pile di tre in verticale, orizzontale o diagonale. Ti suona facile? Lo è. Fino a che non arrivano, non iniziano a venire giù così velocemente da farti diventare matto per prenderli tutti, mentre pensi a dove metterli prima di esaurire lo spazio. Vabbè, lasciamo stare il fatto che io non sappia leggere, ora vi faccio vedere un po' com'è il gioco. Eccoci qua, dopo questa enigmatica scritta, ci troviamo davanti a Klux, la Tangent. Allora, subito prendendo start acciappare lo schermo delle opzioni. Possiamo cambiare, mettere musica, impostare un attimo i comandi e cambiare anche il colore dei tasselli. Io metto quelli base, così siamo sicuri. Possiamo scegliere subito il livello, chiamato Wave, Onda 1, 6 o 11. Iniziamo dall'1. Allora, obiettivo, ogni livello ha un suo obiettivo. Nel primo dobbiamo prendere e costruire 3 Klux. Allora, cosa sono i Klux? Ce lo spiegano subito sotto. I Klux sono praticamente una combinazione di 3 o più tasselli colorati, che può essere sia dello stesso colore, sia che possono essere sia in verticale che in orizzontale che in diagonale. Fra qui c'è un piccolo tutorial che ce lo spiega. Ok, molto suggestivo, vedete, in questo ambiente io l'ho sempre trovato molto estivo e serale, una sorta di drive-in, così, un parcheggio. C'è questo rullo che dall'infinito sembra fa provenire questi tasselli rotolanti, così. E noi siamo questa piattaforma, dobbiamo praticamente prenderli e posizionarli. Possiamo anche farli saltare, questo non lo sto facendo volendo, non è voluta sta cosa, per far spazio ad altri, adesso poi vedremo in bene. Allora, io li sto impilando perché il nostro obiettivo è fare 3 Klux. Possiamo anche rendere più veloce la discesa dei nostri tasselli dall'infinito premendo in giù. Ecco, premendo in su si proiettano, ecco qua. Ok, se lasciamo cadere i tasselli vedremo che adesso qui fine di livello conta lo spazio, il volume anzi che abbiamo salvato. Ok, secondo livello, you must get 5 Klux stavolta. Ok, allora vediamo, faccio vedere un attimo, se cadono i pezzi, cadono lì in quel baratro e abbiamo solamente 3 tentativi, cioè possono crederci solamente 3 volte e non di più, quindi bisogna stare molto attenti. Allora, notare anche la musica molto ipnotica
Insomma, io questo, ho sempre considerato questo gioco molto psichedelico perché ha una musica ipnotica. Poi ci sono questi tasselli che vengono giù dall'infinito, tutti multicolore. Insomma, sono sempre trovato un gioco molto psichedelico. La cosa più bella è soprattutto nei livelli più avanzati, dove la velocità di caduta dei tasselli è talmente alta che insomma si fa una gran fatica a seguire. Ok, allora qui insomma abbiamo detto che dobbiamo trovare dei 5 clacks, non c'è una grande differenza. Alla fine il gioco non è che sia molto vario, cioè è un puzzle game, quindi i puzzle game hanno una struttura base che si ripete sempre. Cambiano anche la musica, rimane sempre uguale, adesso magari farò vedere anche altri livelli, magari più incasinati, insomma più complessi. Ecco, qui ho fatto cadere 3 tasselli e sono arrivato al game over. Allora, possiamo provare adesso a premere un secondo reset e vedere. Qui cambio in button 2 perché è più comodo. Vediamo wave 11. Dobbiamo prendere 15 clacks. Ok, vedete, ecco, ambientazione cambiata, ambientazione spaziale ancora più vaneggiante. Ok, questo è livello 11, adesso è molto più difficile, infatti come vedete i tasselli iniziano ad arrivare con una velocità molto più alta del normale. Allora, qui devo fare oltretutto 15 clacks, la cosa inizia ad essere difficile perché le discese dei tasselli si accavallano fra di loro, da come vedrete tra poco. Vedete, ecco, qui abbiamo questo rosa, non confondere con quella rosa lì, è un po' diverso, anzi quello più un lilla. Ecco, qui ad esempio è un verde, non so dove tenerlo. Allora me lo tengo su. Questo è un jolly, va bene per qualsiasi cosa, quindi libero questa colonna e ci metto il mio verde. Qui c'è un altro rosa, un blu, anche blu ci sono di due tipi diversi, c'è un blu più scuro, un blu più chiaro, anzi un blu e un azzurro, diciamo, per essere più precisi. Il nostro verde lo mettiamo qui. Qui abbiamo un arancione, l'arancione quest'altro lo mettiamo qui, vedete, anche qui vedete i due rosa diversi, un altro arancione. Ecco, questo livello è ancora abbastanza facile, devo dire, perché ci sono dei livelli più avanzati che sono veramente molto più impegnativi. Ecco, qui ad esempio qui si iniziano già a essere in crisi perché non so più dove mettere. Ovviamente non posso impilare su di me i tasselli all'infinito, quindi a un certo punto devo trovargli una casa, quindi anzi mi sa che questo, ah no, ecco qui, mollo questo qui. Qui ne ho due azzurri, quindi li impilo qua. Ora vedete un attimo, come vi ho detto la struttura dei puzzle game rimane sempre invariata, insomma aumenta solo la differenza di stage, si fa sentire solamente per un cambio di difficoltà che è sempre molto più elevato, quindi adesso qui sto andando molto a cavolo, quindi sto per perdere. Comunque vedete, più si va avanti più i pezzi diventano più vari. Ecco, qui ho raggiunto il massimo di volume e non posso più andare avanti. Ok, vediamo un attimo di tirare un attimo le fila di questo gioco, vedere un attimo di vedere un attimo come giudicarlo. Ho sentito Pantagruel, mi sta proprio dicendo in questo momento che lui non ama tanto i puzzle game. Io, per me sinceramente è un genere che io amo molto, apprezzo molto, non so, si vede che per me hanno un effetto tipo droga. Questo Clax lo comprai, mi ricordo, alla fine, non so come ne frega niente, però lo comprai quando praticamente il Master System era praticamente morto. Infatti se si girava nei centri commerciali si trovava solamente questo gioco qui più un altro, insomma non c'era molta varietà di scelta, quindi gli ultimi giochi che si potevano comprare era appunto questo, gli ultimi giochi disponibili che si poteva comprare era appunto questo Clax. Che dire, allora, è un puzzle game, la struttura come ho detto rimane sempre uguale, io l'ho sempre trovato molto suggestivo, però posso comunque capire che è un gioco che alla lunga può diventare noioso, anche dovuto dal fatto che la musica e l'ambientazione, la musica non cambia mai, è sempre uguale, e le ambientazioni non è che aiutino tanto, soprattutto sono disegnate con una grafica molto, molto tirata via, insomma.
magari se fosse stata un attimino più curata, però è comunque un gioco che può offrire una sfida molto, molto interessante, può far passare delle ore di divertimento anche non indifferente. Tutto qui, vi saluto, alla prossima, ciao!